I consiglieri sono pregati di prendere postazione in modo da ricominciare con la presentazione degli ordini del giorno. Allora, anche qui andremo in ordine con secondo l'ordine di presentazione e mi ritrovo a fare la stessa proposta alla consigliera Cercone e anche a quelli che i successivi, se vogliamo fare o se lei voglia fare una discussione unica per gli ordini del giorno, se preferisce vederli uno per volta. Allora, ricordo che però vanno votati uno per volta. L'unica cosa, forse come aveva detto prima, il metodo di presentarlo e poi votarlo subito, perché sono al contrario degli emendamenti, esatto. Sono argomenti completamente differenti, quindi cioè, ditemelo anche voi, io posso anche illustrarli tutti uno per uno. E poi... Ma forse per ordine conviene vederli uno per uno, lei che dice? Mi scusi Presidente, visto che sono anche argomenti più disparati rispetto... Sì, sono diversi, abbiamo visto. Io proporrei di fare la presentazione per singolo e la dichiarazione di voto per singolo. Lei che dice Cercuoni? Va bene, allora procediamo in questo modo. Cominciamo dal numero 1. Pagamento Associazione Nazionale Carabinieri per attività di controllo e guardiania sedi municipali. Facoltà di parola alla consigliera Cercuoni per la presentazione. Noi qui ne abbiamo una copia. Sì, perché l'ho invitato direttamente a voi. Allora, la situazione è la seguente. È una questione della quale avevo già parlato all'assessore, perché ci siamo ritrovati in diverse occasioni al mancato pagamento di una prestazione effettuata a favore dell'amministrazione. Abbiamo valutato anche in diverse negli anni scorsi come l'attribuzione di questo servizio all'Associazione Nazionale Volontari dei Carabinieri sia anche per l'amministrazione un beneficio ulteriore, in quanto in realtà anche l'esborso che abbiamo è molto esiguo, perché in realtà non si tratta di un vero e proprio pagamento, bensì di un rimborso che noi diamo in favore di volontari che fanno un servizio, devo dirvi, molto utile e anche, permettete il termine, di front office nei confronti del cittadino, che arrivano in una sede municipale molto grande e che spesso chiedono a questi volontari indicazioni. E ovviamente è un ordine del giorno collegato al bilancio, quindi non c'è una richiesta di stanziamento fondi, bensì una presa in carico della necessità del pagamento. Grazie. Passiamo subito alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, nell'ordine del giorno viene citata una richiesta di rimborso relativa all'anno 2014. Vorrei ricordare la necessità di pertinenza degli ordini del giorno relativamente all'argomento in discussione. Stiamo discutendo infatti il bilancio relativo al 2017. In ogni caso, abbiamo verificato che per quanto riguarda il 2016 esiste una determina dirigenziale in firma per lo stanziamento di questo rimborso spese valutato calcolato in 14.000 euro. Quindi diciamo che allo stato attuale non c'è assolutamente nessuna attinenza rispetto all'ordine del giorno odierno. In ogni caso si potrà presentare una richiesta di verifica per l'annualità del 2014 nella commissione competente che la controllo e garanzia.
Quindi diciamo che per quanto espresso noi voteremo contrario. Grazie. Consigliera Cerquoni? No, io non so, è italiano. Io non ho chiesto il rimborso del 2014, ho chiesto l'estanziamento dei fondi per quest'anno. Punto. Se lo presento nel, se lo presentavo nel 2014 era il 2014, se lo presento nel previsione del 2017 è per i fondi 2017, quindi io sto chiedendo il pagamento e i fondi necessari per i rimborsi della prestazione che ci saranno negli anni a venire, non è che sto chiedendo il pregresso. Quindi dichiarazione di voto favorevole, giustamente sua. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Sì, consigliera Vitrotti. Grazie Presidente, no, in merito a questa in realtà stavo solo perché mi è venuto in mente, ma non è stato da poco aggiudicato un appalto che prevede anche la guardiania del solo serale? Ok, invece, perché non è specificato nell'ordine del giorno, invece qui si chiede, no, perché le due cose se si possono sovrapporre, non si possono sovrapporre, non essendo specificata, cioè conosciamo tutta l'attività che è in essere da parte del corpo di associazione volontariato dei carabinieri, però insomma se le due cose poi continuano a coesistere oppure se l'una prenderà le parti dell'altra oppure se si resterà solo nella fascia serale, quindi allora in qual caso l'ordine del giorno presentato ha una sua struttura, nel senso può essere accolto nella richiesta. Nel caso invece le due cose così continuano a esistere, mentre se non è previsto un rimborso per questo e invece c'è una copertura solo nella fascia serale, ovvio quello è stata fatta una gara d'appalto, una cosa diciamo già inerente e fatta proprio dall'amministrazione, quindi insomma non ne vedo l'esistenza di questa richiesta, però diciamo questo credo che abbia una sua importanza solo anche perché è legata alla sicurezza del posto diciamo in cui si ha nelle due sedi, però insomma non è banale come risolviamo l'attività di controllo delle nostre sedi municipali, però insomma avendomi detto che c'è solo una copertura serale a questo punto forse sì l'impegno insomma ha una sua necessità di essere, grazie. Dichiarazione di voto? Favorevole? Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono altre dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Allora, l'ordine del giorno è respinto con 15 voti contrari. 8 favorevoli e nessuna astensione. Secondo ordine del giorno, accampamenti abusivi, zona via Eudo Giulioli, sempre a firma con Cerquoni e Carlone. Per l'intervento, consigliera Cerquoni, lei? Sì. Allora, l'ordine del giorno è molto semplice, i fondi sono stati stanziati e mi hanno detto che ci sono i fondi per la demolizione dei manufatti, abbiamo visto la specifica voce di bilancio però per le edilizie abusive realizzate, si tratta di strutture fisse che insistono su un'area a ridosso di via Walter Procaccini e che mettono in serio pericolo la salute pubblica nonché anche la salute pubblica in quanto spesso si verificano roghi tossici. Riteniamo essenziale procedere ad una bonifica di tutto il territorio, quindi anche di tutte quelle opere che non
non sono legittime, che non sono previste, insomma, che sono contro le norme della pubblica amministrazione sulle costruzioni dei manufatti, e in virtù di questo chiediamo lo stanziamento di fondi. Grazie. Dichiarazione di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Lazzari, consigliere Lazzari. Sì, in merito a questi accampamenti abusivi, chiaramente bisognerà studiare una programmazione seria per quanto riguarda in commissione queste proliferazioni che sono venute spontaneamente senza poter essere coordinate dall'amministrazione pubblica. Da parte nostra c'è chiaramente nel programma proprio politico del Movimento 5 Stelle c'è il superamento dei campi Rom, e questo qua non è che sia rientri proprio in questa diciamo programmazione reale, però possiamo configurarlo in un lavoro di commissione successivo per poterlo programmare e poter esaudire giustamente le istanze dei cittadini che hanno fatto richiesta di questa problematica. Però chiaramente non possiamo essere favorevoli a questo ordine del giorno, quindi voteremo contrari. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Cerconi? Sono contenta che piaccia l'ordine del giorno, che è un buon punto all'ordine del giorno, che ci lavoreremo, però lo bocciano. E quindi mi pare coerente come struttura, insomma, della situazione. E niente, noi voteremo a favore, però mi piaceva la coerenza del ragionamento, ecco. Altri interventi per dichiarazione di voto? Consigliera Vitrotti. Sì, grazie Presidente. In realtà il Partito Democratico ha sempre sostenuto una linea sostanzialmente molto diversa da quella dello sgombero e della demolizione, così diciamo, senza una programmazione e soprattutto senza una soluzione alternativa. Quindi ci auguriamo che la Giunta, invece di stanziare fondi per procedere a degli sgomberi, trovi fondi per arrivare a quel famoso superamento di queste strutture più o meno riconosciute, e ne abbiamo qui una sul nostro municipio, ma anche per tutti gli altri accampamenti abusivi che sorgono in modo spontaneo e a macchia di leopardo sul nostro territorio. Quindi è una questione prettamente culturale. La politica degli sgomberi non ci ha mai visto favorevoli in nessuna epoca e nessuna era politica, quindi per coerenza rispetto agli impegni che abbiamo sempre assunto anche negli anni precedenti, non possiamo essere favorevoli a degli impegni che riguardino solo allo sgombero senza appunto soluzioni alternative. Per questo il Partito Democratico voterà contrario. Dichiarazione di voto? Consigliere Toti? Allora, noi votiamo con forza il sì, proprio perché siamo assolutamente favorevoli al discorso del superamento dei campi nomadi nel nostro municipio, perciò è un voto che ci vede assolutamente favorevoli. Bene. Abbiamo esaurito le dichiarazioni di voto, passiamo quindi alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 19 voti contrari, quindi l'ordine del giorno è respinto. Passiamo al terzo. L'oggetto è la riqualificazione di Via Locri. Eccoci. Allora, Via Locri. Tutti quanti sapete la situazione che insiste su Via Sannio. La riqualificazione di Via Locri parte da una necessità, che è quella di iniziare
una riqualificazione di tutta l'area circostante il cantiere della metro C. In particolare, accanto al mercato di Via Sannio, su questa piccola strada che è proprio sotto le statue di San Giovanni, c'è un proliferare di carretti che sono stati posizionati indebitamente, all'interno del quale non solo la Polizia di Stato ha più volte trovato merce contraffatta, ma in questo caso si tratta di una riqualificazione che concerne anche persone che in questi carretti ci abitano. E quindi la richiesta, dimenticavo di dire che Via Logri è proprio a ridosso di una sede AMA in cui viene fatto il compostaggio. Io negli ultimi tempi il problema che si è posto, e probabilmente sono dei liquami che escono da quella sede, hanno bruciato tutta la vegetazione, tant'è che ci sono moltissimi alberi che sono pericolanti, arbusti, più che alberi sono arbusti ad alto fusto, e che sono anche molto pericolosi. In Via Logri insiste un teatro, il Teatro Lo Spazio, il quale è anche molto frequentato, e ovviamente questo genera ancora di più una necessità di riqualificazione, e io spero che questa venga presa in considerazione, perché viene collegata non solo alla riqualificazione di Via Sannio, che è praticamente ormai tormentata non solo dal cantiere della metro C, da questa Via Locri, da uno spazio che attualmente non è gestito da nessuna associazione, l'ex castello, e quindi la necessità di intervenire per una riqualificazione generale, soprattutto in questa parte di territorio. Grazie. Dichiarazioni di voto? Non ci sono? Consigliera Ariano? Grazie Presidente, grazie consiglieri, buongiorno a tutti. Il mio intervento, la mia dichiarazione di voto ovviamente tende semplicemente a far presente che in questa fase noi siamo in una fase di discussione di bilancio, dove necessariamente qualsiasi tipo di impegno va ad influire, comunque diciamo va a comportare, si va a intersecare con quella che è già la programmazione che dobbiamo fare con i fondi che appunto abbiamo deliberato, quindi confermato e dato, a cui abbiamo dato parere favorevole nei confronti appunto della nostra giunta di Roma Capitale. Quindi qualsiasi tipo di impegno che possa andare sicuramente incontro a quelle che sono le nostre valutazioni di alcune esigenze, anche appunto fra le altre di decoro eccetera, al momento ci sembra comunque legate a voci che possano interferire con una corretta programmazione. Noi siamo sicuramente concordi nella valutazione di quelle che sono delle attività che dovremo fare puntualmente, non solo in questa via, ma anche in altre vie del territorio, quindi comunque la visione di insieme è necessaria, per cui il Movimento 5 Stelle voterà in modo non favorevole. Grazie consigliere Ariano, ci sono altre dichiarazioni di voto? No? Procediamo alla votazione, allora favorevoli? Contrari? Allora, i primi erano favorevoli ed erano quattro. Ah, sì. Contrari l'abbiamo visti, allora astenuti. Respinto con 15 contrari. Benissimo, 15 contrari, 4 astenuti e 4 a favore. Passiamo quindi all'ordine del giorno numero 4, che ha ad oggetto il mercato di Colli Albani. Intervento del relatore, consigliera Cerquoni. Mercato Colli Albani, so che molti di voi anche durante la campagna elettorale
hanno fatto visita al mercato di Colli Albani, che nel periodo successivo sempre qualcuno di voi si è presentato all'associazione Ricercare, che è l'associazione adiacente al mercato, la quale sostiene le richieste del mercato e sono richieste legittime. Considerando che in commissione abbiamo più e più volte chiesto il sostegno dei mercati, ai mercati rionali, per renderli fruibili, per rendere delle condizioni che siano adeguate anche per i cittadini per sfruttare il mercato rionale, il mercato di Colli Albani chiede la realizzazione di una struttura di copertura, perché effettivamente sembrano delle baracche. Questa è ovviamente una richiesta che va, secondo me, presa in considerazione, perché riguarda non solo i cittadini ma riguarda anche gli operatori del mercato, e quindi anche su questo chiediamo una particolare attenzione con uno stanziamento in bilancio. Grazie. Dichiarazioni di voto? Consigliera Tripputi. Grazie Presidente. Noi abbiamo avuto dei contatti con il Presidente del mercato di Colli Albani, io personalmente l'ho incontrato, mi ha presentato un progetto di copertura, non è stata ancora quantificata la somma che servirebbe appunto per procedere a questa copertura. Siamo più che convinti che tutti i mercati andrebbero riqualificati e rilanciati. Quindi mi sono riservata con il presidente di questo mercato di incontrarci nuovamente e di convocarlo anche in commissione. Quindi tra l'altro ho notato che c'è scritto a un certo punto diciamo che sta in condizioni pietose, non mi sembra, perché il presidente mi ha comunicato che loro vorrebbero semplicemente la copertura e che i box andrebbero bene così come sono, andrebbero solo riverniciati. Questa è stata proprio la comunicazione del Presidente. Noi ci dichiariamo contrari, proprio perché era già comunque in programma e quindi non... Mi sembra non attinente comunque all'argomento che stiamo portando avanti sul bilancio. Tra l'altro poi sappiamo benissimo che i fondi sono stanziati dal Dipartimento, quindi non è che possiamo noi gravare sul bilancio. Tutto qua. Altre dichiarazioni di voto? Consigliera Cerquoni. Scusate, perché io non capisco bene la coerenza logica, cioè... Ne stiamo parlando, abbiamo incontrato il presidente del mercato, però non ci va bene l'ordine del giorno, forse perché è firmato Fratelli d'Italia, mi viene il dubbio, e faccio un'altra precisazione, in nessuna parte, e ora mi permette però di leggerlo, io ho scritto che le condizioni sono pietose, perché io scrivo il mercato di Colli Albani versa in uno stato di assoluto degrado, manca qualsiasi tipo di copertura. Per favore, ordine. Manca qualsiasi tipo di copertura che possa garantire una fruizione del mercato anche durante il periodo invernale. In più occasioni ed in più commissioni si è ribadita la necessità di un rilancio dei mercati rionali. Tale rilancio non può non passare per una riqualificazione strutturale degli stessi. Si impegna e poi lo stanziamento di fondi. Quindi in nessun caso io ho scritto che è pietoso lo Stato. Cioè degrado, perché essendo un mercato che non è chiuso, come succede in altri mercati, che non è coperto, questo grava profondamente sulla situazione, tant'è che se voi chiedete ai cittadini dell'area circostante, agli stessi operatori del mercato, compreso il presidente del mercato, vi dirà che quando vanno ad aprire i banchi la mattina e ovviamente trovano di tutto, perché purtroppo la notte lì succede di tutto perché non è neanche illuminato. Quindi io purtroppo non riesco a capire la coerenza di portare anche nelle commissioni di trattare un ordine del giorno come ci ha detto la Presidente, per poi venire qua e di bocciarlo dicendo che non è coerente col bilancio. Ma come, se lo stiamo portando avanti e lo trattiamo è coerente col bilancio? Tutto qui, grazie. No, ok. Altre dichiarazioni di voto? Non ce ne sono. Mi scusi Presidente, perché ha fatto il discorso ma non ha dichiarato il voto alla fine. Penso che si evince.
Si vota. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'ordine del giorno non passa con 15 voti contrari. Quinto ordine del giorno, azioni e provvedimenti per il riconoscimento della lingua italiana dei segni LIS e l'accesso ai servizi pubblici da parte delle persone affette da disabilità sensoriale. Allora, questo era un impegno che questo Consiglio si era preso anche durante gli altri anni e che rientra in quelle situazioni anche di disagio che devono in realtà diventare situazioni di opportunità. Al momento in municipio non abbiamo, o perlomeno a me non è parso di vedere, un soggetto preposto ad interloquire con le persone che hanno delle disabilità. Questo dovrebbe essere un impegno che si prende il municipio per consentire anche a chi ha delle difficoltà di accedere ai servizi offerti da questa amministrazione. Devo far presente una cosa: tutti questi ordini del giorno sono collegabili o inseribili in una commissione, è ovvio, sono del municipio, sono problemi del municipio, è ovvio che li potremo trattare in una commissione. Se voi mi state dicendo, e continueremo ad andare avanti dicendomi, ci sembra che lo possiamo prendere in considerazione ma poi nel bilancio no, non si sa, forse sì, ci piace l'argomento però poi lo dovremo riportare in commissione, con una coerenza con poca coerenza, io chiedo una cosa, cioè vogliamo prenderli come proposte per le commissioni? Cioè prenderli come è stato fatto in un altro anno come indirizzi della giunta? Perché continuare a dire l'argomento è giusto, però poi forse in bilancio, perché se l'argomento è giusto e c'è una validità in quello che è scritto, poi non possiamo tirarci indietro e dire i fondi non li mettiamo, perché o l'argomento è giusto, allora è un qualcosa che portiamo avanti, o non è giusto e i soldi non ce li mettiamo. Allora, sul resto, sono opere che, da quanto ho capito, verranno prese in considerazione nelle commissioni, quindi mi dovrei già ritenere soddisfatta se verrà fatto qualcosa, perché almeno il problema l'abbiamo posto. Per quanto riguarda le azioni e i provvedimenti per il riconoscimento della lingua italiana dei segni e l'accesso ai servizi pubblici da parte delle persone affette da disabilità sensoriale, io inviterei la maggioranza a riflettere molto sul voto, anche perché è una delle linee che porta avanti il Movimento 5 Stelle. Bocciarlo proprio in sede di bilancio, quando a livello nazionale si chiede e l'indirizzo è questo, mi sembrerebbe alquanto particolare. Grazie. Dichiarazione di voto. Consigliere Pompei. Allora, grazie innanzitutto. No, il problema è questo, non è che noi possiamo prendere lo spunto da un consiglio che tratta il bilancio per evidenziare, siccome comportano delle spese, tutti i problemi che ci passano per la testa. Questa è la verità. Noi stiamo prendendo in esame tutta una serie di cose che era giustissima, che hanno bisogno di un approfondimento in commissione, con quel transito poi vengono portati in consiglio, se no così in effetti siamo anche su tante cose, dobbiamo sgombrare quello, fare quello, ma che importo di spesa portano? Noi stiamo parlando del bilancio, se a un certo punto qui non c'è un'indicazione di spesa, manca completamente, non c'è un approfondimento istruttorio accettabile, quindi queste erano tutte materie che uno non è che le condividiamo, come non possiamo condividere il volere, come posso dire, estendere e istruire il personale sulla lingua dei segni, ma portarlo così in questa sede è improprio,
E questo è il, quindi non c'è una contraddizione nel nostro comportamento. Noi apprezziamo anzi lo sforzo che viene fatto dalla consigliera Cercone di evidenziare delle problematiche, ma ripeto, è la sede impropria questa per portare avanti questo discorso. Portiamolo avanti in commissione, andrà. Adesso io in effetti, tra l'altro poi nell'argomento in particolare, addestrare il personale è qualcosa che non riguarda soltanto il municipio, ma riguarda l'intero comune di Roma. Quindi che facciamo? Facciamo noi dei corsi spot estemporanei? Quindi è qualche cosa, ecco, quindi è l'improprietà che ci costringe a votare contrario, non la, come posso dire, la non rilevanza del problema che viene evidenziato. Quindi il voto contrario è giustificato da questo. Chiedo scusa, grazie. Altri interventi? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. La consigliera che ha proposto quest'ordine del giorno ricorderà che la Commissione lo scorso anno politiche sociali affrontò con diverse sedute, tant'è che si arrivò con un atto in consiglio che fu votato e in cui si chiedeva altro rispetto alla la richiesta di stanziare fondi, anzi avevamo anche discusso a lungo e ci eravamo anche accordati sul fatto che forse era, oltre ad inserire in pianta organica la figura dell'interprete della lingua dei segni, potevamo anche avvalerci per esempio di forme di collaborazione con le associazioni che sono iscritte a un registro particolare, quelle che fanno riferimento all'articolo 9 della legge regionale 22 del 99, così diciamo davamo una garanzia anche rispetto a chi fossero gli erogatori di servizio e in secondo luogo facevamo riferimento ad un eventuale stanziamento di fondi per inserire proprio del personale ad hoc. Quindi per questo condividiamo l'approccio e la modalità anche che ha visto diciamo, l'interessamento da parte della consigliera nuovamente in questa consigliatura e investire di nuovo il consiglio di queste decisioni, cioè decidere come interpretare queste forme di disabilità e come avvicinarle alla vita della pubblica amministrazione. Però diciamo, manca un pezzo, manca una parte, ci rendiamo conto che è ovvio la discussione si riferisce a un ordine del giorno collegato al bilancio, quindi è ovvio che si va a richiedere un impegno di spesa, però per questo diciamo, il Partito Democratico si astiene a questo punto auspicando che le commissioni competenti facciano diciamo, il loro lavoro e prendano a cuore anche questa questione già trattata e in una fase di prima elaborazione portata parzialmente avanti. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliera Cercuoni? Sì, riguardo a quello che è appena stato detto, proprio come ha detto la consigliera Vitrotti, essendo un impegno di spesa, il rapporto con le associazioni del territorio ovviamente sarebbe venuto in un secondo momento analizzando questa proposta nelle sedi competenti. Questo è un impegno di spesa perché secondo me e secondo Fratelli d'Italia, secondo il consigliere Carlone che l'ha firmata insieme a me, è necessario assolutamente avere anche un'interfaccia e dare la possibilità agli utenti di usufruire di quei servizi che sono aperti a tutti e quindi anche a chi ad oggi purtroppo ha delle disabilità. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? No? Allora votazione, favorevoli? Contrari? Astenuti? Perfetto, l'ordine del giorno numero 5 viene respinto con 15 voti contrari. Numero 6, rifacimento marciapiedi via Furio Camillo. Intervento di presentazione. Eccoci qui. Altro stanziamento che chiediamo, la giunta è stata, gli assessori sono stati chiamati, l'assessore ai lavori pubblici è stato presente nelle commissioni ed ha detto che effettivamente è un intervento prioritario di questa amministrazione e proprio perché prioritario
deve essere collegato al bilancio, perché se no continuiamo a parlare, a chiacchierare e poi però, cioè, diciamo che sono tutti importanti, però poi non ci mettiamo i fondi, quindi noi rischiamo che tra due anni, per quanto le chiacchiere, come ha detto l'assessore poco tempo, l'assessore alla scuola ha detto verba volant scripta manent, in questo caso se mettiamo nero su bianco che i fondi ci devono essere, di sicuro non li togliamo. Se invece ci continuiamo a dire che le cose sono importanti, però poi non c'è nulla su bianco, è facile tanto chiacchierare, un po' più complicato diventa realizzare le opere. Grazie. Dichiarazioni di voto? Consigliere Rinaldi. Allora, grazie. Intanto volevo dire che sono... Mi rifaccio un po' alla dichiarazione che ha fatto il collega Pompei sulla, sul problema del fatto che sembriamo in disaccordo con noi stessi. Cioè, il problema qui è che, come diceva lui, questa forse non è proprio la sede giusta per questi temi. In ogni caso, per quanto riguarda il tema specifico, ci sono degli atti anche di giunta che riguardano questo punto e probabilmente abbiamo anche dei fondi che possono essere utilizzati per il rifacimento di questi marciapiedi, per cui credo che insomma l'ordine del giorno sia, non dico superfluo perché comunque dimostra un certo, diciamo, interesse alla collaborazione e alla, insomma, un tema che comunque dovrebbe essere discusso nelle sedi più opportune, diciamo in commissione, per cui per questo motivo il Movimento 5 Stelle boccia l'ordine del giorno. Allora, sì, vi informo che l'assessore ha appena chiesto di poter esprimere un piccolo chiarimento in merito, quindi ci ha chiesto il parere e siamo tutti concordi qui a darglielo. Grazie. Allora, mettiamo le cose in chiaro. Gli atti della giunta sono pubblici, sono già online e noi ne abbiamo fatte due su Furio Camillo, intimando, dicendo andate avanti e a livello amministrativo per fare lavori. Noi abbiamo fatto tutto, come si può presentare un atto che impegna la giunta quando la giunta già di suo si è impegnata su questa cosa? Chi lo dice che non ci sono i soldi? Allora, chi lo dice? Lei fa un'interpretazione sua, io sono l'assessore al bilancio, i fondi ci sono, l'ho detto, abbiamo fatto anche una direttiva, ieri anche, tra l'altro, grazie. La stessa cosa è su Giulio Agricola, idem con patate, grazie. Bene, ci sono... avevamo esaurito le dichiarazioni di voto, a questo punto mi sono persa, no, ok. Ma io sono molto contenta, però un conto... però... un conto è fare una direttiva di giunta, un conto è chiedere su un ordine del giorno collegato al bilancio di prendere quei fondi, perché sai qual è il problema? Che quando noi abbiamo avuto l'assessore lavori pubblici in commissione e abbiamo chiesto da dove venivano presi questi soldi, ci ha detto che non ce l'avrebbe detto e che avremmo dovuto chiedere a lei. Guardi, non ero presente solo io, se si fa quattro risate, erano presenti insomma molti colleghi anche della maggioranza. Dichiarazione di voto, beh, no, certo, io la dichiarazione di voto, però. Ore, per favore. Ordine, ordine, Candigliota. Su questo in particolare, visto che è intervenuto l'assessore, io sono molto contenta che questo avvenga. Questo ordine del giorno è fatto per stanziare dei fondi, perché se no, come tutte le altre volte. Ci sono già, perfetto, allora le spiego un'altra cosa. L'ordine del giorno è fatto proprio per questo, visto che mi continuano a dire non è probabilmente... Mi scusi, non Presidente, mi scusi consigliere, mi scusi Presidente, l'elasticità che possiamo avere per dire voto sì perché, voto no perché... C'è un richiamo al regolamento. Ha un limite, l'elasticità... È un richiamo al regolamento, l'elasticità per argomentare un sì o un no nei tre minuti ha un limite. Voto sì perché finora ancora non è stato fatto e l'ordine del giorno ha il dovere di richiamare una voce di bilancio per impegnare la giunta a fare una determinata cosa che ad oggi ancora non è stata fatta. Per questo sono... Altre dichiarazioni di voto?
Non ci sono altre dichiarazioni di voto. Andiamo a votazione. Favorevoli? Contrari? L'ordine del giorno viene respinto con 15 voti contrari. Numero 7, potatura, alberature di Via Gallia. Allora, queste sono tutte segnalazioni che sono pervenute e nel tempo sono state anche oggetto di interrogazioni. Ovviamente queste vengono riproposte finché non vengono fatte. L'ordine del giorno impegna la Giunta a fare una determinata cosa. Allora, se io mi sento dire non è pertinente, non è pertinente a cosa? Cioè non si capisce. Al bilancio è certo che è pertinente, se no come le faccio tutte queste cose? Con i bruscolini? Io queste cose le faccio con i fondi che ho a bilancio, mica le faccio con altro. Che discorso è? Cioè mi sembra una situazione surreale. Io faccio con i fondi che ho a bilancio, impegno la Giunta a fare determinate cose. Poi mi si può dire, però se le presenta adesso e noi gliele accogliamo, sa, facciamo una brutta figura, perché se dopo le realizziamo è come se avessimo recepito un'istanza di Fratelli d'Italia, là forse non conviene. Conviene, come è successo in altre situazioni, bocciare per poi fare altro, perché le ricordo che questa stessa cosa è stata fatta sull'orientamento scolastico, prima è stata bocciata qua per poi fare le riunioni con i responsabili dell'orientamento scolastico, quando qui a me era stato detto che era una cosa che non competeva, che non era di competenza. Per precisione vorrei ricordare che erano due atti diversi. Sì, per precisione. Sicuramente, però è stato bocciato anche quello sull'orientamento scolastico per poi farlo. Quindi io mi immagino che io presenterò tutti questi 12 facendo cosa? Facendomeli bocciare, per poi prendere questi atti, portarli in commissione, farli fare a una commissione e far uscire che il Movimento 5 Stelle ha fatto una proposta e poi l'ha realizzata. Io me lo auguro, perché a me non è che cambia tanto, basta che le cose si fanno, però come procedimento e come correttezza viene un po' meno. Allora, l'ordine del giorno collegato al bilancio, che è la potatura delle alberature di Via Gallia, nasce dalle necessità di un mancato appalto per quanto riguarda gli alberi ad alto fusto. In alcune zone sono stati effettivamente fatti, Via Gallia no, è stata lasciata. Il problema qual è? Che non solo lo scorso anno è caduto un tronco di dimensioni importanti sulle strisce pedonali, ma ad oggi gli alberi coprono la visuale e sono entrati sulla carreggiata, quindi se vogliamo renderci conto della necessità di intervenire, io ne sono molto contenta. Anche questo spero che mi venga detto che l'ordine del giorno va bene, che l'argomento va bene, ma che non lo accogliamo per poi parlarne nelle commissioni. Mi sto appuntando tutto in modo tale che adesso chiederemo nelle commissioni competenti di procedere. Grazie. Dichiarazione di voto? Consigliera Ariano. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, io sono altrettanto sorpresa, mi permetto di fare nell'ambito della mia dichiarazione di voto una piccola premessa. Anch'io sono rimasta sorpresa quando comunque fra le note che sono state portate al bilancio, la collega che era comunque di fronte a me in sede di commissione congiunta, nel momento in cui comunque scrivevo che avrei chiesto un maggiore importo relativo alla manutenzione e servizi per il verde, ha presentato anche una nota che abbiamo insomma prima votato, quindi sinceramente rimango anch'io molto sorpresa, quindi vorrei capire il perché quando comunque siamo in commissione ci sono determinati atteggiamenti, mentre qua no, è quello della manutenzione del verde, perché ho scritto la mia osservazione proprio di fronte a lei. Voto, vabbè. Comunque, per quanto attiene la parte diciamo delle alberature, che evidentemente risentono di tutta quanta una situazione che a livello cittadino è diciamo così alquanto critica,
sappiamo benissimo che molte competenze sono afferenti al Dipartimento, che gli interventi sono necessariamente e ribadisco necessari, quindi necessariamente necessari su tutto il territorio. Noi capiamo, perché abbiamo le segnalazioni non solo di Via Gallia ma di altre importanti situazioni, anche semplicemente a livello delle intersezioni stradali. Noi capiamo che questa è una sede molto buona per poter avere una certa cassa di risonanza, ma noi chiediamo anche una visione di insieme, per cui se io non segnalo la via nella quale abito, dove comunque c'è anche lì da fare la potatura, qui in questa sede, comunque l'ho segnalata nelle sedi opportune, per cui mi dispiace dirlo, evidentemente rispondo come forse la consigliera non ritiene appropriato. Sicuramente se dobbiamo fare un censimento noi lo faremo nelle opportune commissioni, qualora dovessimo fare un ulteriore censimento delle segnalazioni, cosa che abbiamo ben presente. Il Movimento 5 Stelle è contrario. Altre dichiarazioni di voto? Ci sono altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Astenuti? Ordine del giorno numero 7 non passa con 15 voti contrari, 4 favorevoli e 5 astenuti. Rifacimento del manto stradale di Viale Appio Claudio, all'emendamento numero all'ordine del giorno numero 8. Io vi ringrazio, chiederei comunque ai consiglieri di essere un po' più attenti, perché la manutenzione del verde ne abbiamo chiesto anche fondi in più, quindi voleva dire che anche in commissione eravamo d'accordo e che ci sono delle necessità impellenti, ed è per quello che viene formulato un ordine del giorno che comporta in questo caso un'attenzione particolare a Viale Appio Claudio, che è una strada martoriata. È stata chiusa anche per un tratto alla circolazione stradale, con tutte le conseguenze che potete immaginare. Viale Appio Claudio ha necessità di un intervento urgente per garantire la viabilità. La viabilità di Viale Appio Claudio si ripercuote ovviamente anche su quella che è Via Tuscolana. Grazie. Dichiarazioni di voto? Consigliere Rinaldi. Allora, sempre per quanto detto prima, diciamo che il problema della sicurezza stradale è comunque affrontato in commissione, addirittura con il coinvolgimento anche dei vigili urbani, per quanto riguarda le statistiche di incidentalità e mortalità che avvengono. E quindi diciamo è già oggetto di commissione. Per questo motivo il parere del Movimento 5 Stelle è contrario. Altre dichiarazioni di voto? Andiamo a votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene, quindi anche l'ordine del giorno numero 8 è respinto con 15 voti contrari. Ordine del giorno numero 9, Teatro Villa Lazzaroni. Eccoci, che bello. Questi soldi per il Teatro di Villa Lazzaroni li troviamo o non li troviamo? Perché se li troviamo devono essere previsti in bilancio. Se non sono previsti in bilancio non possiamo procedere. E quindi, sempre dalle commissioni varie, è emerso che attualmente il fabbisogno è di 294.000 euro. Per renderlo fruibile significa che il municipio deve in qualche modo completare l'opera e renderle possibile l'apertura al territorio. L'ordine del giorno chiede appunto di stanziare fondi su un ordine del giorno condiviso. Cioè, quelli che ho presentato, a parte alcuni, la maggior parte erano condivisi perché trattati dalle commissioni.
Quindi a questo punto mi chiedo se il Movimento 5 Stelle vuole o meno, decide o meno di riaprire questo teatro. Ah, faccio una premessa, ovviamente quello che è stato ereditato è una vergogna, senza doverlo dire, perché ho trattato già nelle interrogazioni e nelle sedi opportune. Questo però non significa che chi pretende di governare e di realizzare delle opere concrete sul territorio, purtroppo viene e recepisce quello che viene da vecchie amministrazioni. La vecchia amministrazione ha lasciato 294.000 euro, tra virgolette, di debito, e noi dobbiamo decidere cosa fare. Se vogliamo riaprirlo, facciamo un ordine del giorno collegato al bilancio. Se non lo vogliamo riaprire, perché poi forse in futuro ne parleremo in un'altra commissione, chi più ne ha più ne metta, rinvieremo di nuovo la discussione. Io sono per il fare. Grazie. Dichiarazioni di voto? Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Guido. Sì, grazie Presidente. Allora, io anticipo subito che a questo ordine del giorno il Movimento 5 Stelle voterà no e spiego anche le motivazioni. Intanto non voglio ripetere quanto detto dal consigliere Pompei prima, perché mi ha tolto le parole di bocca. Queste sono singole voci su un bilancio generale, questi sono spunti per la Giunta, sono spunti per le commissioni certamente. Poi volevo precisare che in commissione di questo teatro di Villa Lazzoni non se ne è mai parlato, perché in controllo e garanzia sono 2 mesi che io sto chiedendo all'ordine nuovo di questa cosa e non se ne è parlato. Cioè, secondariamente, se vogliamo aprirlo, certo che vogliamo aprirlo, perché è stata una vergogna i soldi investiti in precedenza e il teatro sta come sta e adesso. E so per certo che l'assessore bilancio ha già chiesto dei fondi ulteriori alla ragioneria, quindi questo è una chiara motivazione della volontà di riapertura del teatro. Ora, per la voce specifica, io mi rifaccio a quanto detto da Pompei prima, che rispecchia esattamente il pensiero che non sto qui a ripetere. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliera Cerquoni. Presidente, come lei mi fa spesso notare che magari l'atto non è lo stesso, io però chiederei a lei, visto che in commissione di intervenire su questa. Assolutamente storia, sì, mi scusi. Sì, sul sì, teatro sì. Di Villa Lazzaroni io più volte. Sono d'accordo, no, questa è una precisazione che mi sento di fare. Sono ormai più volte che la commissione viene rimandata perché gli atti non vengono dati. L'accesso agli atti è stato fatto più volte, sollecitato più volte, sono problemi amministrativi in questo caso e non problemi di volontà, e quindi io questo lo devo dire perché ero presente, sono presente e conosco tutta la storia. Allora, la dichiarazione di voto, io forse non mi sono spiegato, l'ordine del giorno è certo che è un indirizzo che questo Consiglio dà alla Giunta e alle commissioni, ma io pensavo fosse chiaro, cioè un indirizzo di bilancio è. Ma perché non, finora come avete votato? Visto che tu mi fai presente, consigliere, perdonami, visto che mi fai presente proprio questo, che può essere un indirizzo che viene dato alla Giunta e al Consiglio, se lo impegno è un indirizzo che diamo, è un indirizzo, è certo, e questo facciamo noi. Quindi, in poche parole, io chiedevo semplicemente che è vero che possono averlo, non è un'interrogazione, questo è un indirizzo che questo Consiglio in un bilancio vuole dare o meno. Se l'hanno già fatto, hanno già stanziato i fondi, se hanno già stanziato i fondi, hanno già richiesto i fondi, a breve riapriremo il teatro e questo lo vedremo. Proprio perché c'è differenza richiesta, io con gli ordini del giorno, perché sennò non ci capiamo, chiediamo che siano. Non ci sia una richiesta, io voglio che siano fatti i fatti, che siano messi dei fondi, con questo l'ordine del giorno chiede questo. Mamma mia. Intervengo solo per riportare all'ordine e non so come siano stati interpretati, immagino correttamente, impegna la Giunta a stanziare i fondi necessari, quindi è stato risposto, non è questo il momento in cui si decide di stanziare i fondi, perché i fondi vengono stanziati in un successivo momento dopo l'analisi di tutte queste cose che sono assolutamente importanti per il nostro territorio. Farle tutte sembrerebbe la letterina di Natale,
ci serve un ufficio tecnico, immagino che questo che è stato detto prima dall'assessore, quindi mi sento di ripeterlo per correttezza. Atti sono atti, impegnano, quindi non è questo il momento dell'impegno, è questo che abbiamo discusso anche stamattina con l'ufficio consiglio e il direttore, alla fine abbiamo deciso di accettarli, però mi sento di dire anche per correttezza che abbiamo discusso anche l'eventualità di non accettarli, perché non si può impegnare già dei fondi adesso, tra l'altro non quantificati, senza un'analisi tecnica dietro, e l'analisi tecnica al momento non c'è, perché magari uno è più prioritario di un altro. Solo questo voglio dirlo, perché da Presidente del Consiglio stamattina mi sono consultata col direttore, veramente l'ho fatto già ieri, e con l'ufficio consiglio proprio per chiedere in merito alla presentazione di ordini del giorno fatti in questo modo, perché un conto è parlare di un'espressione di parere, un conto è portare qualcosa che impegna la giunta già a stanziare in un momento che non è quello giusto. Io questo lo voglio dire come Presidente del Consiglio, non come, no, voglio dirlo come Presidente del Consiglio, non come consigliere a 5 Stelle, perché è una cosa che ho fatto assolutamente al di fuori del colore politico, andando a chiedere se questi atti erano ammissibili o meno, tutti quanti, non, senza fare distinzioni, perché volevo sentirmi tranquilla dal punto di vista, di equanimità, diciamo. Quindi mi è stato fatto notare che in effetti non sono, li portiamo avanti lo stesso, gli argomenti sono buoni, però non siamo qui oggi a stanziare fondi, tra l'altro che non sono neanche decisi e quantificati, quindi questo mi sento di dirlo a completamento di qualcosa che altrimenti sembra che non abbia senso. Oh, scusi, la devo correggere perché perché però c'è stato un dibattito, se lei sì, ma bisogna quello che bisogna oggi vedere, lei, mi scusi, bisogna. Noi siamo stati con gli uffici l'altra mattina. Sì, ma bisogna vedere. Regolamento, per favore. Mi scusi, regolamento, adesso voglio fare la precisazione. Ma l'ordine del giorno può impegnare in tanti modi, può impegnare in tanti modi, ma se viene deciso uno stanziamento fondi, che non è questo il momento necessario, poi gli altri si possono esprimere come vogliono, l'indicazione la possono pure prendere. Quindi questo ci tenevo a precisarlo, perché è vero che l'ufficio consiglio ha detto si possono portare ordini del giorno, è vero pure che io una volta portati emendamenti e ordini del giorno li ho valutati tutti con l'ufficio consiglio e sono stati valutati anche dal direttore, questo io ci tengo a dirlo, quindi siamo qui oggi a discuterlo nella libertà di ognuno di poi capire se è la sede, non è la sede, votarli o non votarli, questo lo decide ogni gruppo politico, poi lei può capire, non capire, lui può capire, non capire, non è importante, qui sono stati portati, è stata presa la decisione di portarli tutti e di discuterli e li stiamo discutendo. Questo è l'iter, non c'è stato niente di diverso e niente né di misterioso o di incompreso dietro. Quindi vorrei tornare all'iter, dichiarazioni di voto. Favorevoli. Contrari. Astenuti. L'ordine del giorno numero 9 viene respinto con 15 voti contrari, più o meno lo stesso risultato di prima, penso lo stesso, identico. Numero 10, messa in sicurezza e pulizia ex PUP Viale Giulio Agricola. Solo fare una precisazione su alcuni di questi ordini del giorno, non è vero che non è stata già, abbiamo già una quantificazione, per esempio su Via Puglia, per esempio sul PUP di Giulia Agricola, 212.000 euro se non sbaglio, se non vado errata, quindi in realtà non è proprio come era stato detto. Comunque la pulizia del PUP di Giulia Agricola è stata chiesta per lo stanziamento come è stato chiesto per tutti gli altri punti necessari a riqualificare il quartiere, che sono emersi come indirizzi prioritari di questo consiglio e di questo municipio durante da settembre ad oggi. Grazie. Dichiarazioni di voto. Consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Questo è un argomento che mi ha chiesto anche la Sora Teresa. Certo è che la Sora Teresa è giustificata perché non sa quali sono le problematiche, io mi aspetto che invece chi sta in questa istituzione sappia quali sono bene le cose, ovvero
ci si dovrebbe un attimino informare. Questo è un ordine del giorno pretestuoso, e niente, perché come si fa, dico io, no, a impegnare una giunta che, ma io, che già sta lavorando su questo e soprattutto è già pubblicato pure sul sito. E allora mi domando, ma forse o siamo noi che non siamo chiari o c'è poca informazione. Premesso pure un'altra cosa, che si fanno, diciamo, impegno, si chiede un impegno dei soldi su un ordine del giorno quando dovrebbero essere fatti eventualmente su un emendamento. Detto questo, secondo me, per me e per, credo, per il nostro gruppo, credo che sia proprio insostenibile, quindi non siamo favorevoli, grazie. No. No, dichiarazioni di voto. Allora, mi scuso, perché noi siamo stati 3 ore forse a parlare l'altra mattina tra emendamenti e ordine del giorno e avevamo capito che era così, cioè, comunque salto questa parte, perché probabilmente, allora chiedo una cosa, per il prossimo bilancio forse ci dovremo accordare un attimino prima su come vanno proposti gli emendamenti e come vanno proposti gli ordini del giorno, perché c'è stata un po' di confusione. Detto questo, ribadisco, e per questo che l'ho proposto, e voteremo sì come Fratelli d'Italia con il consigliere Carlone e Giuliano, perché un conto è lavorare, un conto è stanziare fondi, ci possiamo lavorare, abbiamo trovato quanto costa, tocca farlo. È questo che non ci riusciamo a capire. Tocca stanziare i fondi, senza fondo, senza gara d'appalto non si può fare, punto, semplicemente questo. Quindi è inutile che continuate a dire una cosa, pure la soralella lo sanno, per favore, Candigliota, pure, proprio perché, infatti voto sì, perché proprio perché lo sanno, proprio perché, guardo la presidente, proprio perché abbiamo fatto tutta la parte istruttoria, proprio perché i tecnici già hanno quantificato i fondi necessari, si chiede semplicemente di procedere allo stanziamento di questi fondi per fare ciò, per fare questo. Io non la vedo una cosa complicata, perdonatemi, grazie. Altre dichiarazioni di voto? Allora, procediamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Stato quindi respinto con lo stesso risultato, stessi voti del precedente ordine del giorno. Passiamo al numero 11, messa in sicurezza e pulizia dell'area tra via Colfelice e via Albano. Allora, questa area è un'area che è stata oggetto di esposto da parte dei cittadini, e c'è un'apposita voce di bilancio all'interno della quale chiedo di ovviamente stanziare i fondi per la bonifica dell'area. È un'area che potrebbe essere una bomba d'orologeria, e semplicemente chiedo anche in questo caso di procedere alla realizzazione di questa bonifica e della messa in sicurezza dell'area. Grazie. Dichiarazioni di voto? Consigliere Ariano. Grazie Presidente e colleghi consiglieri. In relazione a questa messa in sicurezza relativa a quest'area, in realtà in qualche modo, diciamo così, mi ripeterò. Sicuramente su tutta la parte delle esistono e sussistono nell'ambito del territorio, che è così vasto, varie aree che sono ovviamente, che hanno presentano un'assenza di manutenzione, e in questo caso si tratta appunto ovviamente nello specifico, come avevamo già ipotizzato, ne dico, le anticipo in sostanza, avevamo già ipotizzato di fare un censimento per tutte quelle aree che destavano preoccupazione nei confronti della cittadinanza. Per cui sì, in questo caso le posso dire che magari questa la possiamo sicuramente prendere come fra le prime di questo lavoro che avevamo intenzione di avviare, proprio perché sul territorio appunto
non è questa l'unica area che potrebbe comportare da parte nostra un provvedimento appunto di rimozione in danno o comunque di bonifica, eccetera. Quindi, dato che comunque con la consigliera avevamo visto proprio l'altro giorno che i fondi sì ci sono, evidentemente non sono previsti in misura che tutti noi forse desidereremmo, però proprio perché ci sono delle insomma, l'estensione del nostro territorio è vasta, e proprio perché ovviamente alla luce di una segnalazione potremmo poi non averne altre che magari possono gravare maggiormente sul decoro di un'area o magari ecco, gravare in situazioni ancora più diciamo di che possano essere maggiore preoccupazione, noi sicuramente prendiamo questo spunto appunto per il lavoro in cui verranno coinvolti anche gli uffici nell'ambito appunto del censimento che verrà fatto nella commissione, al fine di avviare una reale situazione quanto più puntuale del nostro territorio nella sua completezza, per cui il voto del Movimento 5 Stelle sarà in questo caso ovviamente non favorevole, quindi contrario, ma è evidente appunto che alla luce del discorso che stiamo presentando, questo come altre delle indicazioni saranno sicuramente valutate nell'ambito in cui realmente poi ci saranno dei lavori effettivi da fare, cioè l'applicazione di quelle che sono le programmazioni a quella che noi cerchiamo di fare, cioè realmente amministrare questo territorio. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliera Cerconi. In coerenza con quanto scritto, e visto perché reputo che al bilancio debbano essere comunque previste delle priorità, anche quando si fa un bilancio di previsione, ho chiesto, è una priorità quella della messa in sicurezza e della pulizia dell'area di via Colfelice, Fratelli d'Italia voterà a favore, è altrettanto una priorità da quello che ho capito del Movimento 5 Stelle, ma voterà contro. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Allora passiamo alla votazione. Può intervenire? Ancora. Ok, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, l'ordine del giorno viene respinto con 15 voti contrari. Passiamo al numero 12, rifacimento manto stradale via Apulia. Allora, Presidente, anche questo era una priorità che è stata esplicitata durante le commissioni e anche gli assessori hanno già effettuato tutta la parte di istruttoria, quindi noi già sappiamo quanti sono i fondi che sono necessari, semplicemente dobbiamo stanziarli e vincolarli per questo ordine del giorno. Ricordo che via Puglia è una strada che ormai è fondamentale, sulla quale passa e grava tutto il traffico che da San Giovanni arriva su via Gallia, poiché a causa del cantiere della metro C la viabilità è completamente cambiata ed ha subito forti ripercussioni negli ultimi anni. Inoltre, questo è il motivo per il quale abbiamo indicato come ordine del giorno e quindi come intervento prioritario via Puglia, c'è un ASL e quindi la situazione anche sul posto degli invalidi, cioè il manto stradale dove devono parcheggiare gli invalidi, e la situazione della sede dove occorre camminare è veramente vergognosa. In questo caso quindi chiediamo lo stanziamento dei fondi per il rifacimento. Grazie. Dichiarazioni di voto? Consigliere Rinaldi. Allora, per quanto argomentato anche nei punti precedenti, il Movimento 5 Stelle esprime parere contrario. Altre dichiarazioni di voto?
Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, anche questo, ultimo ordine del giorno, il numero 12, della consigliera Cerconi, anche del consigliere Cerconi e Carlone, viene respinto con 15 voti contrari. Ordine del giorno successivi in ordine di arrivo sono gli ordini del giorno del consigliere Toti. Sono ben 8 ordini del giorno. Consigliere Toti, le volevo chiedere, uno è diverso dagli altri, gli altri sono più o meno simili, vedo. Vuole fare un'unica presentazione per quelli che sono simili oppure va bene? Posso dire una cosa, Presidente? Attinente? Sì, se no, no, dopo quando è il suo momento magari di intervento. No, no, momenti. Visto che sono tutte strade, si poteva fare un elenco e un ordine unico. Ma non è, guardi, sono stati presentati così e così verranno vagliati. E quindi facciamo la presentazione, la farà una presentazione unica per le strade, immagino. No, per rispondere subito al consigliere del PD, si potevano mettere tutti insieme, senz'altro, però poi si potevano poi avere il voto magari per una e non per l'altra. Insieme magari venivano tutte bocciate, comunque oggi saranno tutte bocciate ugualmente, da quello che ho capito e qual è l'indicazione della maggioranza rispetto a questo, no? Io volevo, ho presentato questi ordini del giorno proprio perché come forza politica, come popolari del settimo municipio, oltre a mettere al centro il tema del sociale, e mi sono espresso sul sociale già nell'intervento precedente, oltre a mettere al centro il sociale, noi mettiamo anche al centro il discorso della mobilità, della sicurezza stradale e del trasporto pubblico. Perciò, per dare maggiore forza al mio intervento, ho poi indicato delle strade. È chiaro che il dibattito non può essere limitato solo alle strade o comunque all'intervento che io ho proposto per Campo Romano. Il discorso va e segue quello che è il dibattito che è già avvenuto in sede di consiglio e di commissioni municipali. A parte il discorso grave che è stato già espresso in sede di commissione rispetto alla pericolosità di tante strade del nostro municipio, ci sono stati molti morti negli ultimi anni, anche nell'ultimo anno, molti feriti, sia da un punto di vista dei pedoni che hanno attraversato queste strade, sia degli automobilisti, motociclisti e anche dei ciclisti. Voglio dire, anche i ciclisti sono stati colpiti pesantemente rispetto a questo. Ecco perché noi pensiamo che sia quello della sicurezza, delle morti e dei feriti nel nostro territorio sia centrale rispetto a un dibattito che oggi è municipale ma anche capitolino, perché non scordiamoci che oggi noi andiamo a votare e diamo degli indirizzi rispetto al, sia a quella che è la proposta municipale ma anche quella che è la proposta cittadina. Abbiamo cominciato in commissione sul discorso della messa in sicurezza, io ricordo con la via Nagnina, che poi anche col mio intervento fu allargato al discorso dell'Appia Tuscolana, perché dissi non solo da mettere in sicurezza la strada Nagnina, che purtroppo, e poi io lo riprenderò nell'ordine del giorno che ho presentato e che illustrerò successivamente, oltre alla via Nagnina, dove avvengono tantissimi incidenti, la messa in sicurezza va fatta anche per l'Appia Tuscolana. Però poi noi giustamente in commissione allargammo il discorso
e il discorso fu allargato a tutta, a una statistica dell'incidentalità di tutte le strade del nostro municipio, perché strade, molte strade del nostro municipio, purtroppo non soltanto le strade praticamente a grosso scorrimento cittadino come Anagnina, Appia e Tuscolana, anche altre strade purtroppo vedono incidentalità notevoli. E rispetto a questo stiamo lavorando in commissione per dare, dico, una risposta rispetto a questo. Però ecco, io non ho visto nel bilancio comunale, dove già ho detto in precedenza, ad esempio lo studio dell'ACER a livello cittadino dice che necessito 250 milioni annui per 5 anni se si vuole dare una risposta sufficiente per marciapiedi, dondine, caditori e rifacimento manto. Però giustamente poi potete dire, sì vabbè, però la coperta è stretta, sì però la coperta è stretta, però voglio dire, anche nelle indicazioni delle osservazioni che avete fatto sui fondi aggiuntivi titolo 2, voi indicate su 600.000 euro 150.000 per la manutenzione delle vie di comunicazione. Io avrei invertito rispetto a questo, avrei dato anche rispetto agli altri indicazioni spesa più indicazione, più forza a quel capitolo IMC, che poi è scritto ITC ma è IMC rispetto appunto alla manutenzione stradale. Questo perché, per ritornare a quello che è di competenza nostra municipale, dove noi con le osservazioni diamo un'indicazione, ecco, io avrei forzato l'indicazione di spesa rispetto a questo, proprio perché, voglio dire, rispetto al discorso cittadino, anche se la coperta è corta, come dite voi, ed è vero, però oltre a mettere al centro, come ho detto, il sociale, io metterei al centro anche la manutenzione delle strade. Non è responsabilità vostra quello che è lo stato delle strade del nostro municipio e della città di Roma, però noi ci aspettiamo, e non mi sembra ancora di vederlo, rispetto anche a questo bilancio, una forte risposta da parte della maggioranza rispetto al tema delle manutenzioni stradali. Ecco perché, voglio dire, è importante, e in questo io ho portato anche un'indicazione di strade, perché queste strade che io ho indicato queste strade perché poi nel confronto, senz'altro non sono strade sotto casa mia, ecco, no, per dire, perché sono strade che sono state prese in tutti i municipi. Ce n'è una che riguarda Quarto Miglio, ce n'è una che riguarda il Quadraro, c'è una che riguarda Grennea Sant'Andrea, perciò lontane dall'Appio, anche se ho messo delle strade dell'Appio che sono veramente paesaggi lunari. Però ho dato un'indicazione di massima, anche perché la preoccupazione mia è stata quella, incontrando il responsabile, sempre in commissione, della manutenzione strade, ci ha portato la manutenzione che ci sarà nei prossimi mesi, che riguarda soltanto la manutenzione straordinaria, 10 strade del nostro municipio. Perciò ecco, rispetto a questo, la pochezza rispetto al dramma delle strade che io ho detto, rispetto a questo, che non è la responsabilità della maggioranza, ma vogliamo che la maggioranza risponda con forza rispetto a questo, e voglio dire che rispetto a questo noi non vediamo ancora indicazioni precise. Io ho voluto, ecco, come ho detto, queste manutenzioni straordinarie, che sono veramente insufficienti per quella che è la situazione in cui versa il nostro municipio. Perciò ecco, io chiedo a questa maggioranza una maggiore attenzione a questo tema, e io spero che a livello capitolino ci sia nel dibattito che adesso andrà in commissione, poi andrà in consiglio nel mese successivo, ci sia un'attenzione maggiore
rispetto al tema della sicurezza stradale. E poi, vabbè, rispetto al trasporto pubblico, voi sapete lo stato di crisi in cui versa il servizio il servizio pubblico capitolino. Io spero anche rispetto a questo ci siano delle indicazioni positive, perché la città di Roma si trova in una situazione veramente deficitaria. Allora, ci sono espressioni di voto, come vogliamo procedere? Procediamo come prima o facciamo una espressione di voto cumulativa? Io, Presidente, mi sentirei in questo caso di fare un'espressione di voto cumulativa, anche perché gli atti sono similari, cambia solo la via, nel senso... Però prima il direttore ha detto che non si poteva. No, votare, abbiamo detto, che se ben ricordo, che la votazione è atto per atto, la dichiarazione è complessiva. Quindi posso andare con la dichiarazione? Sì, la dichiarazione sì, però gli atti no, assolutamente. Sì, grazie Presidente. Allora, io intanto ringrazio il consigliere Toti, come d'altronde anche ringrazio la consigliera Cerquoni per le tematiche portate qui. In particolare per il consigliere Toti, il Movimento 5 Stelle si esprime nello specifico per una votazione contraria, ma la motivazione è molto semplice. E all'interno del bilancio abbiamo una macro voce che si occupa di tutte queste messe in sicurezza presentate tramite ODG. Cioè, questi sono argomenti che ci stanno cari assolutamente e vanno affrontati anche perché sono delle reali emergenze. Credo per questo motivo che si possa senza dubbio dare spunto non solo alla Giunta, ma io direi di lavorarci proprio in commissione, facciamo degli atti in commissione in questo senso molto più specifici. Sì, in parte già ci stiamo lavorando con la lista, come sa bene anche il consigliere Toti, sulle strade, su altre che però ho visto che sono, che per me anche devo dire sono nuove alcune, possiamo lavorarci bene credo in commissione. Per il bilancio in sé è ovvio che essendo un bilancio generale non possiamo approvare questi ODG, perché sarebbero delle voci specifiche su delle singole strade. Per questo motivo io andrei in chiusura e aggiungerei un'ultima cosa, che avendo fatto questa previsione di bilancio con mesi di anticipo rispetto alle precedenti amministrazioni c'è anche più possibilità di programmare. Cioè, questo vuol dire che qualora ci fossero delle problematiche contingenti che escono, se escono sul momento, abbiamo più possibilità di intervento anche a posteriori. Questi casi, qualora non ci fossero fondi adesso in bilancio, ma in realtà la voce è unica e generale, quindi poi bisogna poi declinare bene nello specifico, si potranno fare degli interventi successivi. Grazie. Consigliera Cerquoni. Fratelli d'Italia voterà a favore, ritiene la sicurezza stradale e gli ordini del giorno proposti di pertinenza. Riteniamo che debba essere fatto un lavoro, possiamo dirlo, certosino, e che questo invece possa essere lo spunto dal quale partire per un lavoro. Quindi voteremo a favore. Altre dichiarazioni di voto? Io chiaramente votevo a favore. Ecco, io volevo dire... Sì. Perché hanno chiesto tutti poi come votano a Cerconi, dico, io sono obbligato poi a farla. No, volevo dire, Presidente, mi scusi, ripeto questo, io ho parlato degli ordini del giorno rispetto alle singole strade, poi su Campo Romano, ci pensa lei magari a leggere l'ordine del giorno, lo devo leggere io l'ordine del giorno rispetto a Campo Romano, perché quello è un ordine del giorno complessivo, cosa, o lo devo, non so. Neanche uno, perché abbiamo dato le copie, quindi tutti i consiglieri hanno ricevuto la copia, non abbiamo letto neanche uno della Cerconi, abbiamo solamente letto i titoli, perché altrimenti le copie non avevano senso di essere. Rileggerli di nuovo e no, dire di no, perché penso che tutti abbiate avuto le vostre copie, abbiate capito, abbiamo interrotto anche prima per dare modo di leggere gli atti, proprio per questo, in modo che sappiamo cosa andiamo a votare.
Quindi direi di procedere con la votazione, li votiamo uno per volta come giusto che sia. Il primo ODG, ordine del giorno, è il numero 13, a firma del consigliere Toti, è quello con oggetto istituzione sulla via Nannina, altezza Erickson, di una svolta a sinistra per i veicoli provenienti da Roma con immissione del traffico veicolare su via Campo Romano regolata da impianto semaforico. Allora, le dichiarazioni di voto sono state fatte, quindi a questo punto passiamo direttamente alle votazioni. Su questa favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi viene respinto con 15 voti contrari, 4 favorevoli e 5 astenuti. Segue poi numero 14, la messa in sicurezza di via Erode Attico. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Stesso risultato di prima, quindi anche questa viene respinto, questo ordine del giorno viene respinto. Passiamo al numero 15, la messa in sicurezza di via Eurialo, o Eurialo, come si dice? Eurialo, perfetto. Allora, i favorevoli? Contrari? Astenuti? Stesso risultato. C'è già il video, quindi non vedo. Sì, voglio dire, si può fare una votazione, la foto alla votazione per me si può fare, perché anche se leva dall'altra parte può farla come fa il video, non c'è nessun problema. Allora, siamo alla numero 16, alla messa in sicurezza di via Manlio Torquato. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Respinto con 15 voti contrari, come al solito, come prima, 4 favorevoli e 5 astenuti. Passiamo al numero 17, messa in sicurezza di via Campo Romano. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il numero 17 respinto con 15 voti contrari. Numero 18, messa in sicurezza di via Michele Migliarini. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Respinto con la maggioranza dei voti contrari. Quanti? Sì, siamo al 19. Ordine del giorno via Marco De, messa in sicurezza di via Marco De Cumio. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Stesso risultato, quindi viene respinto. Messa in sicurezza di via delle Cave, è il 20° ordine del giorno e l'ultimo a firma consigliere Toti. Favorevoli? Contrari?
Astenuti. Sono ok, è stato respinto quindi anche questo ordine del giorno con 4 favorevoli, 5 astenuti e 15 contrari. Allora, procediamo con gli ultimi 4 ordini del giorno che sono stati ricevuti. Gli ordini del giorno dal 21 al 24 a firma del consigliere Giuliano, e quindi lascerei lascerei la parola al consigliere Giuliano per l'illustrazione. Adesso li dico subito. Allora, il 21 è la proposta numero 23, dunque allora, collegato alla proposta, un attimo che devo leggere sotto, quarto miglio, perché non c'è il numero dell'ordine del giorno, quindi... Mi scusi Presidente, aspetti. Però le opposizioni stanno facendo foto dall'interno dell'aula e le ha dato il permesso... No, dall'interno non ho detto di non farlo, ho detto sempre di andare fuori, grazie. Questo vorrei che fosse rispettato, grazie. Ci vuole anche rispetto per l'aula. Sì, io non me ne sono proprio accorta, assolutamente, grazie. Da fuori, assolutamente sì. Da lì, assolutamente, non da qui, da questa parte dell'aula assolutamente no. Da lì sì, visto che ormai abbiamo streaming, abbiamo filmati, abbiamo tutto, quindi una foto è come un fermo immagine, non vedo la differenza, ma dentro no, dentro assolutamente no. Allora, sì, allora la 21 è quella di quarto miglio. Grazie. Allora, mi ero quasi, diciamo, dimenticato che c'erano anche i miei, insomma. E quindi vi chiedo di bocciarli tutti velocemente, così ce ne andiamo. No, anche perché insomma, sarebbe stata simpatica. Io ho visto un cambio di presidente, un cambio, diciamo, di marcia. Voi avete accettato tutti. Se fosse stata Fantino, non avrebbe accettato nessuno di questi, ma comunque... Perché comunque sono ordini del giorno dove impegnano i soldi, sono emendamenti, e quindi, però questo è il cambio di marcia, l'abbiamo visto, ce l'avete fatti leggere uno a uno e ce li bocciate tutti tranquillamente, è benissimo, cioè vanno a giocare, ma noi giochiamo. Allora, e quindi io mi permetto sommessamente di spiegare quest'ordine del giorno, ma veramente con molta così pacatezza, perché appunto Quarto Miglio è uno dei più antichi quartieri del settimo municipio, il suo nome deriva dalla sua collocazione da Quarto Miglio della Regina Vaiarum, la via Appia Antica, lo leggo perché sono un po' stanco così non mi sbaglio. Quarto Miglio è compreso fra due arterie principali, via Appia Nuova e via Appia Pignatelli. Dal 1956 l'area antistante la chiesa del quartiere viene dedicata a padre Leonardo Bello, e quindi, considerato che il quartiere soffre da sempre della mancanza di un punto di aggregazione di spazi verdi, padre Leonardo Bello si trova al centro del quartiere storico di Quarto Miglio. Attualmente questa piazza, questo largo, versa in condizioni di degrado. Per tutto quanto premesso chiediamo una, come si dice, riqualificazione, messa in sicurezza dell'isola pedonale a disposizione dei cittadini. Non c'è un impegno di spesa, ma una riqualificazione. Quindi questo è quello che per quanto riguarda questo emendamento. Quindi facciamo adesso dichiarazioni di voto e tutto, eh? O vado avanti a rotta di collo? Sono diversi, però vado. Sì. Vado, via. Allora, l'altro sarebbe riferito a fuori raccordo, quindi alla parte di Morena, quindi sud-est della capitale, il quartiere soffre da sempre intenso traffico tra attraversamento delle vie principali, via dei Sette Metri e via di Stazione di Ciampino, quindi lì la viabilità è molto complicata. Le due vie di cui sopra sono collegate anche da via Torre di Morena. Questa via, in questa via sono ubicati l'ufficio postale, la parrocchia di Sant'Anna, oltre ai esercizi commerciali. Questa via, oltre ad essere una strada di collegamento delle arterie principali di quartiere, ha doppio senso di marcia, stretta e sprovvista di marciapiedi. A ridosso della carteggiata vi è la presenza di alcuni pali della luce che risultano essere pericolosi per la viabilità dei veicoli e di conseguenza per la sicurezza dei cittadini. Per quanto sopra considerato, e in altre vie limitrofe si sono verificati degli episodi mortali in altre strade di quel quartiere, di quel quadrante, per tutto quanto espresso, la Presidente,
possono essere messe in atto tutte le procedure necessarie alla messa di sicurezza di via Torre di Morena. Anche qui abbiamo detto solo che si può mettere in sicurezza. Da qui non chiediamo fondi ulteriori. Mi sembra quello del TG, che ho i vari fogli che... E l'altro intervento, diciamo, cioè la sensibilizzazione dell'altro intervento che chiedo è quello di sistemare, sono pervenute segnalazioni, numerose segnalazioni da parte dei cittadini per incidenti causati dalla presenza di radici di alberi che hanno divelto la superficie del marciapiedi delle vie limitrofe alla parrocchia di San Gaspare del Bufalo. Tra le vie segnalate, quella che risulta essere maggiormente disastrata è via di Tor Caldara. Via Tor Caldara è la via principale per raggiungimento della parrocchia del quartiere e quindi utilizzata soprattutto da anziani, bambini e disabili. Chiediamo che possano essere messe in atto tutte le procedure necessarie alla messa in sicurezza dei marciapiedi delle vie limitrofe alla parrocchia di San Gaspare del Bufa, con particolare attenzione a quella via di Tor Caldara, che è molto trafficata per raggiungere la chiesa. Questa invece è un po' anomala, questa richiesta, come ordine del giorno collegata alla proposta di bilancio, però so che questa assemblea è sensibile al sociale, dovrebbe conoscere questa associazione, che è nata nel 2015, l'associazione Il Cuore Grande di Flavio, a seguito del decesso del piccolo Flavio. L'associazione di volontariato Il Cuore Grande di Flavio nasce per aiutare chi è colpito da malattie onco-ematologiche in età pediatrica, contando sul lavoro dei volontari. Ci tengo a leggere tutto perché mi fa piacere. L'impegno dei volontari è volto a dare un concreto sostegno psicofisico ai bambini e alle famiglie durante e dopo la malattia, per affrontare il mondo dell'ospedale e per facilitarne l'inserimento in società, migliorare la qualità della vita dei bambini adolescenti affetti da malattie oncologiche attraverso iniziative che creino le condizioni per percorsi terapeutici sempre più adeguati, sensibilizzare sul tema dei tumori in età pediatrica e della solidarietà verso chi è meno fortunato a partire dalle scuole, informare il pubblico sui temi attinenti alle finalità dell'associazione, organizzare eventi di raccolta fondi per promuovere e sostenere le ricerche in campo oncologico pediatrico al fine di favorire lo sviluppo e la divulgazione di studi scientifici per creare condizioni di cure e terapie sempre più efficaci a beneficio delle persone malate, nonché per favorire la prevenzione e la diminuzione del rischio di insorgenza di malattie oncologiche. Tra gli obiettivi dell'associazione vi è il progetto di poter aprire al più presto una casa famiglia, che il piccolo Flavio frequentava la scuola Aldo Fabrizi del settimo municipio, e quindi si chiede alla Presidente della Giunta che prendano in considerazione il progetto La Casa Famiglia, assegnando all'associazione di volontariato Il Cuore Grande di Flavio la casa riservata al custode della scuola Aldo Fabrizi, che ormai non è più utilizzata, visto che il bambino frequentava quella scuola e lì è deceduto. Questo era per quanto riguardava i miei ordini del giorno. Non ho, come ho detto, preferito farne diversi, ma cercare di dare un senso al municipio, uno fuori raccordo, uno nell'ex decimo, uno nell'ex nono e uno che possa, cioè che verte sul sociale, per cercare di dare una risposta ad una associazione del nostro territorio. Grazie. Dichiarazioni di voto, anche qui possiamo farla complessiva la dichiarazione di voto e poi vengono votati uno per volta. Certo. Allora, io sono contrario a me stesso per fare una cosa diversa su. Allora, sembra ottimo. No, sono talmente favorevole che non mi aspetto una votazione, visto che se dovesse succedere che votate qualcosa di mio succede il casino, anche perché ho fatto un intervento filo governativo. Però penso che possano rimanere questi concetti, questi argomenti possano essere presi in considerazione durante il percorso e mi auguro che qualcuno di questo possa essere, diciamo, preso in considerazione durante appunto la vita dell'istituzione municipale. Grazie. Il voto è favorevole. Lei ha fatto coming out, lo farò anch'io, visto che voterò contrario perché ha presentato la messa in sicurezza di via Torre Morena, ci vivo, così dicono finalmente la Presidente del Consiglio ha aggiustato la sua strada. Ebbene no, voterò contro, perché secondo me le vanno valutate un po' tutte le... Grazie per aver drammatizzato una giornata pesante, consigliere Giuliano. Allora passiamo alle dichiarazioni di voto.
Consigliere Giannone. Grazie Presidente. Allora, io per tutelare la figura del consigliere dirò che il Movimento 5 Stelle vota contrario, scherzo. Allora, la motivazione per cui il Movimento 5 Stelle voterà contrario è varia. Per quanto riguarda le prime tre, per lo stesso motivo per cui abbiamo motivato il nostro diniego alle precedenti al precedente ordine del giorno, cioè noi qui stiamo programmando un'attività, noi vorremmo che fosse programmata e quindi vorremmo ragionare su quelli che sono gli interventi con i soldi che abbiamo, andando a attingere da quelle che sono le segnalazioni in base a delle criticità, priorità, senza, diciamo, senza andare sull'onda dell'emotività oppure di quella che può essere a sensazione di un consigliere o di un altro, ma può anche essere un consigliere del Movimento 5 Stelle su una singola strada. Questo è il motivo per quanto riguarda gli ordini del giorno sul lato messa in sicurezza. Per quanto riguarda invece il cuore grande di Flavio, c'è da dire che abbiamo avuto la possibilità, ringrazio il consigliere Giuliano per questo, che ci ha fatto conoscere la signora presidente dell'associazione, nonché mamma di Flavio, la quale è stata da noi audita in commissione scuola e sul quale io mi ero preso un impegno nella valutazione, cosa che non è stata ancora fatta per un semplice motivo, perché la richiesta di assegnare una casa riservata al custode degli ex custodi è un tipo di richiesta abbastanza complessa. Attualmente al Comune la Commissione Capitolina Scuola sta facendo una ricognizione di quelle che sono le case degli ex custodi, quindi stiamo facendo una ricognizione per capire eventualmente cosa fare, che tipo di utilizzo farne e se eventualmente ripristinare il servizio di guardiani o meno, non lo so. Quindi votare adesso questo ordine del giorno significa andare un po' oltre quello che può essere un indirizzo politico che noi potremmo quindi dare con dei lavori di commissione più specifici. Quindi da questo punto di vista il parere contrario su questo ordine del giorno è anche da parte mia un impegno nel riprendere la questione in commissione per uno studio approfondito, un impegno che sono certo che manterrò come ho mantenuto quello per l'orientamento scolastico. La settimana scorsa infatti abbiamo fatto una prima commissione per avviare un percorso. Rimaniamo in tema, consigliere Giallone. Ok, grazie. Mi dispiace, ma veramente bisogna rimanere in tema. Altre dichiarazioni? Consigliera Cerquoni? Fratelli d'Italia, ovviamente, avendo presentato il vicepresidente questi ordini del giorno, voterà favorevolmente. Crediamo che ci possa essere un'inversione della rotta portando avanti questi temi che sono usciti oggi qui in sede di bilancio di previsione come prioritari per le commissioni. Grazie. Allora, sì, passiamo alla votazione se non ci sono altre dichiarazioni e li votiamo uno per volta. Allora, il numero 21 è quello relativo a Quarto Miglio, alla via Regina Viaro, sì, benissimo. Passiamo subito alla votazione. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Quindi viene respinto con 15 voti contrari, 4 favorevoli e 5 astenuti.
C'è poi l'ordine del giorno numero 22, che è quello che riguarda via di Torre Morena e la sua messa in sicurezza. Favorevoli? Non posso. Contrari? Astenuti? E quindi viene respinto con 15 voti contrari, 4 favorevoli e 5 astenuti. La proposta numero 23, che è quella relativa all'Associazione del Cuore Grande di Flavio, favorevoli, contrari, astenuti. E siamo ora all'ultimo, il numero 24, ed è quello relativo a via di Tor Caldara. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Stesso esito di prima, viene quindi respinto anche l'ultimo ordine del giorno, numero 24, con 15 voti contrari, 4 favorevoli e 5 astenuti. Ricordo a tutti che non abbiamo finito il consiglio. Adesso c'è la famosa proposta numero 23, è stata fatta la delibera, io questa volta lo dico per non generare confusioni, la delibera riporta all'interno l'espressione favorevole che è stata votata in commissione con tutte le osservazioni che sono state votate in commissione. Quindi andiamo a votare l'atto. Va bene? Dichiarazioni di voto sulla delibera? La delibera è una. Un gruppo, sì, a meno che non ci siano voti con discordi. Allora, Fratelli d'Italia sulla delibera in generale, quindi sull'espressione di parere, è contrario a quello che ci viene proposto ed è contrario per tutto ciò che è emerso, per non aver accettato ovviamente quelli che sono per noi le priorità del bilancio. E perché purtroppo, nonostante, come ho già detto, si sia fatto uno sforzo per prendere il bilancio 2016 con un bilancio di assestamento 2017, non lo riteniamo sufficiente. Avremmo voluto ovviamente un maggiore impegno anche nelle proposte della Commissione e avremmo voluto ovviamente un maggior coordinamento con gli uffici, cosa che è mancata e ne siamo stati consapevoli anche nel momento delle votazioni in commissione. Per quanto riguarda il bilancio in generale, io sono convinta che dobbiamo fare un lavoro ulteriore, sarà il caso di farlo forse il prossimo anno, anche su quello di previsione, perché non si può fare un bilancio di previsione senza che ogni singolo ufficio ci abbia detto quali sono le sue necessità, e garantire i livelli minimi non significa avere un bilancio anche di previsione che sia un bilancio accettabile. Questo non vuol dire che dipende solamente, cioè che dipende dal lavoro che è stato fatto in questo caso dall'attuale giunta, significa che serve un lavoro più certosino, significa che serve un lavoro che abbia contezza delle necessità della cittadinanza, che abbia contezza delle necessità che ci sono all'interno degli uffici e che parta da quel dato per fare delle richieste e delle richieste aggiuntive o delle richieste eventualmente di rimodulazione. Le rimodulazioni non ci sono state perché è ovvio che quando la coperta è corta non possiamo togliere da una parte per mettere su un'altra. Abbiamo chiesto delle aggiunte che abbiamo illustrato come Fratelli d'Italia essere in realtà riduttive rispetto alle necessità che oggi la cittadinanza ci propone. Per questi motivi sicuramente collaboreremo nella fase anche di svolgimento di questo bilancio, cosa che ci ha caratterizzato in tutte le commissioni. Mi preme dire che abbiamo un bilancio derivato, che oggi riteniamo necessaria un decentramento amministrativo concreto, che speriamo questo venga fatto proprio perché poi
nel bilancio questo viene, si sente e pesa ancora di più. Non lasceremo ad altri, soprattutto al Comune, l'indicazione di quelle che sono le risorse necessarie a questo territorio. Vogliamo e rivendichiamo un ruolo del municipio che è centrale nel principio di sussidiarietà verso i cittadini, e tuttavia per le mancanze e le carenze che abbiamo riscontrato non voteremo favorevolmente a questo bilancio e daremo la nostra invece contrarietà. Grazie. Di voto? Presidente, io posso mandarle registrato il mio intervento per la prossima volta? Se no non posso intervenire, glielo mando registrato. La prossima volta ci ricorderemo. Ci sono altre espressioni di voto? Consigliere Toti? Il nostro voto sarà un no alla delibera, però un no costruttivo e responsabile. Noi abbiamo detto sia le positività, ma ci sono molte negatività, perciò per questo non possiamo votarla favorevolmente o astenerci rispetto a questo. E io l'ho già detto in precedenza, il discorso del tema che per noi è importantissimo della mobilità, del trasporto pubblico cittadino, stiamo parlando chiaramente di una delibera comunale, non soltanto di atti del municipio, la manutenzione delle strade e anche sull'ambiente siamo molto preoccupati. Vediamo una risposta su un tema che ci è molto caro, quello del sociale, però come ho detto mancano e non sono stati particolarmente attenzionati questi temi che per noi invece sono centrali nella vita dei cittadini. Noi, come ho detto, nell'atteggiamento responsabile e costruttivo abbiamo anche votato risoluzioni e delibere, il bando di via, la predisposizione dei bandi su Via Polia, la casa dei bimbi. Su nostra proposta anche questi atti sono stati votati positivamente. Rimaniamo in tema dal però. Consiglio. Rimaniamo in tema. Dal Consiglio municipale. Ecco, volevo dire che spero che vengano prese in considerazione le proposte che ho fatto oggi sia sulle strade disastrate del nostro municipio e io spero che ci sia l'attenzione della Commissione rispetto a questo e si vada a procedere subito rispetto a questo tema. E poi l'altro ordine del giorno, istituzione su via Nagnina, altezza Erickson, di una svolta a sinistra per immettere direttamente il traffico su via Campo Romano, che è un'espressione di volontà da parte di quel comitato. Io l'ho preso per esempio rispetto al tema della mobilità, perché penso che sia una spesa minima e si possa dare subito una risposta a quei cittadini rispetto veramente alla situazione grave che vive la via Nagnina. Perciò rispetto a questo e come ho detto in precedenza anche rispetto alle indicazioni, alle osservazioni del municipio che su 600.000 euro nei fondi aggiuntivi ha solo destinato di questi 150.000 per la manutenzione stradale, ricollegandomi appunto all'intervento e alla centralità della manutenzione stradale, io come ho detto darò un no voterò un no alla delibera. Altre dichiarazioni di voto? Non ce ne sono. Consigliere Petrotti. Grazie Presidente. Il Partito Democratico voterà contro. È contrario per tre motivi. Come avete avuto modo di vedere, non abbiamo fatto un'opposizione o ostruzionismo, però vi abbiamo ascoltato. Abbiamo ascoltato attentamente quello che è stato detto in aula e quello che ci è stato detto nei giorni, qualche giorno fa, nelle commissioni. Non sono da molto in questa istituzione, da 3 anni, però ho fatto parte anche lo scorso anno della commissione bilancio.
Ricordo che quando arrivò il bilancio ci lanciarono addosso delle accuse dicendo che quei 10 giorni famosi di cui abbiamo discusso all'inizio erano una presa in giro nei confronti dei cittadini perché non lavoravamo ad una partecipazione per costruire insieme il bilancio. Oggi insieme abbiamo scoperto che, ce l'ha raccontato anche lo stesso Presidente della Commissione, ci è caduto addosso fra capo e collo il bilancio e in pochi giorni, come abbiamo visto, abbiamo dovuto convocare le commissioni in fretta e furia. Però questi sono i tempi di legge, poi ci ha anche detto l'assessore. Quindi poi alla fine quelle dei tempi non sono le argomentazioni giuste per poter valutare o meno un'amministrazione se è capace o incapace. E diciamo neanche ci interessa troppo se ci portate su una via troppo diciamo populistica, perché poi alla fine i cittadini ci giudicheranno, giudicheranno le amministrazioni per quello che faranno o meno. Ci dissero anche, cito, non votiamo mai i vostri bilanci sia per sfiducia nelle vostre capacità che nella vostra buona fede. Noi non faremo neanche questo. Abbiamo detto che stavamo al merito delle cose e avremmo valutato nel merito delle cose e io credo che il bilancio, come ha detto prima qualcuno, è un programma politico importante, è da lì che si può tracciare una strada per capire dove un'amministrazione vuole andare. E quindi se qualcuno prima ricordava che la tempistica è stata un indirizzo politico raggiunto, ricordo che ad un assessore che purtroppo è andato via, e faccio notare a tutti che noi stiamo votando un bilancio senza nessun membro della giunta, insomma un po' di rispetto per le istituzioni, però che vuol dire? Insomma è anche un rispetto per tutti noi, non solo per l'istituzione e per l'aula. Però dico non è vero, perché quando siamo passati dalla gestione in 12esimi invece a rientrare in una normalizzazione della contabilità c'era una giunta di centrosinistra e questo magari è giusto anche ricordarlo, perché senza prendersi medaglie, perché poi l'abbiamo scontata, perché insomma è inutile che oggi stiamo recuperando dati, ma insomma 550 milioni in 3 anni tolti al bilancio e necessario al piano di rientro il Comune di Roma lo sta scontando ancora oggi. Però dovrei andare ancora oltre, dovrei ricordare l'amministrazione Alemano che l'ha lasciato con le 800 milioni, ma sarebbe troppo lunga. Quindi ricordare oggi che c'è stato un indirizzo politico importante e che oggi non si è in 12esimi, però forse c'è una memoria un po' troppo breve, non si ricorda che a quella normalizzazione contabile ci ha portato la giunta di centrosinistra. Terza e ultima motivazione per cui il Partito Democratico voterà in modo contrario a questo bilancio è perché questo bilancio è praticamente finto. Non c'è niente in questo bilancio che faccia pensare che si sta andando da qualche parte. Si citavano prima i 3 milioni sul sociale, questo è stato anche ribadito in commissione, cioè si è semplicemente preso quello che c'era per poter arrivare ad una possibile gestione di copertura dell'esistente su quello che già c'è. Quindi non c'è questa famosa programmazione. Non potremo programmare niente, a meno che, prendo per vero quello che ha detto l'assessore, il bilancio non è cristallizzato e quindi ci saranno delle movimentazioni altrove. Questo vuol dire che ci stiamo presi in giro per ben 7-8 ore, non so. Chiara Vitrotti, le ricordo solo i tempi perché sono scaduti da chiudo, un po'. Sto per chiudere, non è che dedico altro tempo, non c'ho questo pericolo. Inoltre, come chiudiamo oggi con una proposta di delibera in cui ci sono delle ottime richieste aggiuntive, ottime direi, segnale forse che tutto l'entusiasmo mostrato, devo dire poco perché certo sono stati pochi interventi da parte della maggioranza, ma tutto l'entusiasmo su questo bilancio forse non ce l'avete neanche voi. Allora, va bene tutto, ci avete detto voi che prima di tutto l'informazione deve essere corretta. E adesso ci direte che lo potevamo fare, che lo potevate dire. No, adesso lo dovete per fare. Per favore, voi. Resti in tema e in dichiarazione di voto. Invece adesso lo dovete fare voi, anche senza l'assessorato e anche senza nessun membro della giunta. Proprio noi che siamo qui in questo ci consiglio. Sono, c'è stato. Per questo. Per favore, dichiarazione di voto. Per questo e per tutto quello che ho detto prima, ci siamo presi poco spazio, quindi se prendo un secondo in più. Per favore.
Vorrei ricordare che tutti hanno il diritto di prendersi lo spazio quando c'è il diritto di prendersi lo spazio. Mi sta prendendo ulteriore tempo quando sto. Ho capito, ma lei ha già sforato di 4 minuti, vogliamo andare avanti? Vada avanti. Scusandomi con tutta l'aura per 4 minuti che vi ho tediato forse troppo, il gruppo del Partito Democratico però si esprime in maniera contraria. Benissimo. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Guido? Grazie Presidente. Per favore ricordo i tempi. Sì, tutti. Sì, sarò brevissimo Presidente. Allora io vorrei solo ricordare che l'assessore ha partecipato attivamente alla discussione anche alle risposte dei singoli emendamenti. Io non so se questo prima sia sfuggito. L'assessore era presente in commissione bilancio in cui non era presente il Partito Democratico. In commissione bilancio sono state fatte, è stato espresso un parere favorevole con delle osservazioni che riguardano il titolo primo, cioè le spese correnti, e il titolo secondo, che sarebbe il conto capitale, con delle richieste che anche noi per parte consiliare, anzi in quel caso per parte di commissione, abbiamo espresso. Quindi il bilancio perfetto non esiste, perché è stato detto coperta lunga, coperta corta, certo, però laddove è possibile stiamo cercati di intervenire. Dove? Sulla cultura, con 30.000 euro che sono anni che c'è zero, sugli asili, sulle scuole, sul verde e sul patrimonio, solo per dirne alcune. Sul sociale sono stati aggiunti quasi 3 milioni di euro. Io direi anche oculati. Per quale motivo? Perché lo scorso anno, anzi l'anno che sta per terminare, siamo stati scoperti per alcuni servizi da, mi pare, settembre-ottobre fino a dicembre, fino a inizio gennaio. Questa cosa non accadrà adesso perché ci sono questi fondi aggiuntivi. Cioè, questo bilancio di previsione sta in votazione a novembre. Mesi prima sentivo ma l'indirizzo, non mi ricordo le parole specifiche, è cominciato dall'amministrazione di centro-sinistra eccetera. Io cioè, quello che vedo è che negli scorsi anni cioè, di sicuro non è passato a novembre. Forse questo è un cambio di rotta, forse questa è una rivoluzione, non lo so, però di certo si stanno adesso rispettando le regole un attimino cioè, di più rispetto a prima. C'è possibilità di programmazione? Certamente, perché con un bilancio fatto in questo mese, se c'è necessità, c'è in futuro, ci sono, anche perché non è più in dodicesimo, c'è la possibilità chiara di intervenire con, se necessario, con assestamenti di bilancio. E i tempi assolutamente sì, e i tempi questa volta non sono ristretti, questo vuol dire programmazione, fare tutto in anticipo per, esattamente consigliere, esattamente per questo. Io non mi sento di aggiungere altro, le risorse che c'erano da chiedere sono state richieste, sul sociale già ho detto, sul ruolo dell'assessore ho detto, sono state convocate due commissioni congiunte con uffici tecnici all'interno per valutare le singole voci, solo che le opposizioni sono venute per fare delle richieste, ma questo com'è? Io non so se lo siano mai letto sto bilancio, e ho finito Presidente. Chiudiamo con la dichiarazione di voto, perché è scaduto il tempo. Il Movimento 5 Stelle vota chiaramente a favore, grazie. Votazione, favorevoli. Sì. Volevo chiedere al direttore se non ci sbagliamo, ma secondo l'articolo 69 del regolamento, quando viene richiesta la presenza di un assessore in aula, questo è un dovere per l'assessore. Allora il Partito Democratico, dato che la maggioranza ci tiene tanto a rispettare il regolamento anche quando si tratta di 2 o 3 secondi, chiede la presenza dell'assessore in aula prima di votare il bilancio. Ah, e lo chiamiamo? Sì, ma lo chiamiamo. Trasmette la richiesta nella seduta successiva, questo c'è scritto nell'articolo. Il Presidente del Consiglio trasmette...
La prossima volta? Ma è stato presente? È stato presente, voglio dire, è stato 3 ore, penso che... Ma è stato già presente 3 ore, non è che non c'è stato l'assessore, perché raccontare che non c'è stato è cosa... Ma stiamo votando il bilancio, sì, ora. Ho capito, ma lui non deve votare. Siamo alla dichiarazione di voto, cos'altro può aggiungere l'assessore adesso? Ce lo sta negando? Lo diciamo. Non lo sto negando, sto dicendo che dal regolamento non è previsto. Ma scusate, c'è scritto che nel momento del voto deve starci, mi indica per favore sul regolamento dov'è, perché se lei me lo indica lo chiamiamo subito. Presidente, mi scusi. No, se lei non lo ricorda me lo dica, perché insomma noi non riusciamo a trovarlo. Sì, perché credo che umiltà... richiamo il regolamento debba essere puntuale, direttore. Dire, ditecelo, perché né io né il direttore nell'ufficio consiglio riusciamo a trovarlo. Se per favore, visto che l'avete citato, ce lo volete... Io ho citato l'articolo che voi avete letto. Se l'articolo pensate, 69, se allora pensate, lo rileggiamo insieme. Però. Consigliera Biondo, no. Adesso lo leggo. Ma mi scusi, sto parlando. Ha parlato prima, adesso parlo io perché ha citato il regolamento. E se vuole lo leggiamo. Ma non mi può dare la parola e poi me la toglie perché lei ha. Io non le ho dato la parola. Prego, lei, prego, ma presidente, lei ha ma sempre mi la scusi, mi scusi. Lei ha chiesto richiamo il regolamento e io sto dicendo che richiamiamo, leggiamo insieme il regolamento. Più di così, che cosa le dobbiamo fare, consigliera Biondo? Voglio solo sapere se chiamate l'assessore o non chiamate l'assessore. Se non chiamate l'assessore, ugualmente voteremo. Ma abbiamo fatto presente questa esigenza. Punto. Basta, benissimo, avete fatto presente l'esigenza, che è diverso dire da regolamento, quindi adesso se permettete noi leggiamo se per regolamento, perché la sua dichiarazione è stata udita da tutti quanti noi, per regolamento è prevista, allora stiamo leggendo se è prevista. Non c'è bisogno che tu. Benissimo, allora ci lascia per favore il tempo di leggere l'articolo tutti insieme, grazie. Il vicepresidente del municipio e gli assessori hanno diritto, se richiesto, in relazione agli argomenti da trattare e il diritto e il dovere di partecipare alle sedute di consiglio e delle sue commissioni senza diritto di voto. E ricordo che è venuto. Quando sia richiesta la partecipazione ad una seduta del vicepresidente o di un assessore e quindi non siano presenti in aula, il presidente del consiglio trasmette la loro richiesta per la seduta successiva. Allora, io non riesco a capire dal regolamento dove questo sia scritto che debba stare presente al voto perché è stato qui 3 ore. Allora, se viene richiesto, ha il dovere di partecipare alle sedute. Benissimo, allora, questo state richiedendo che venga l'assessore a partecipare al voto? Benissimo, chiamiamo... Presidente, scusi, per un chiarimento, qual è l'articolo... È il 69. 69. Posso fare questo richiamo a regolamento o non lo posso fare? Faccia questa richiesta da regolamento per la prossima seduta, da regolamento... L'assessore, la presenza o meno dell'assessore, visto che la discussione è stata finita, vorrei ricordare che la discussione è terminata, siamo in fase di voto, neanche di dichiarazione di voto, vorrei chiedere cosa può inficiare la presenza o no dell'assessore. Nulla, siamo tutti concordi da questa parte del tavolo che non inficia nulla, è stato presente prendiamo nel atto, momento in cui doveva essere presente, lei può prendere atto e noi prendiamo atto di altro, quindi passiamo per favore al voto, perché la presenza dell'assessore nel momento del voto non è necessaria. Presidente, assolutamente non è necessaria, mi ribadiscono. Voto, io vorrei procedere al voto perché lì eravamo. Fare io un richiamo al regolamento, sì. Nel senso che c'è scritto se richiesto alla seduta, non a, al, e all'ultima votazione della seduta. Grazie, perché... È quello che stiamo confermando anche noi, grazie. Tutti da questa parte dell'aula, quindi vorrei tranquillità, la presenza dell'assessore non è necessaria al voto, è stato presente anche se non richiesto per tutto il resto della seduta. Allora, vorrei procedere al voto. Mi scusi, favorevoli. Mi scusi Presidente, sta arrivando l'assessore. Va bene, allora sta arrivando l'assessore. Benissimo, visto che è stato richiesto a gran voce, adesso lo aspettiamo. Ma per noi magari è anche non è uno show, consigliera Vitrotti e consigliera Biondo, questo non è uno show, per favore. Allora è stato richiesto a gran voce lì.
si dice che la giunta non stia partecipando al momento del voto, anche se gli uffici fanno presente, la sottoscritta, che la presenza dell'assessore al momento del voto, al fine delle discussioni, già passate le dichiarazioni di voto, non è assolutamente necessaria. Ha richiesto a gran voce, l'assessore è presente. Così mettete agli atti. Volevate mettere agli atti, lo metterete agli atti. Bene, possiamo procedere col voto? Mi pare di stare al liceo. Professoressa, posso parlare? Noi lo ringraziamo, ma per noi è una garanzia avere un, per noi, ma penso per tutta l'aula. Ma se noi abbiamo detto tutti quanti di qua. Ma perché ogni volta la prendete come una Ma non è un'accusa, questo è un, sta diventando un teatrino. Non avete nessun rispetto delle persone di qua che stanno rappresentando l'istituzione, hanno deciso. È vero, il rispetto che chiediamo è esattamente pari al vostro. Quindi se lei ci diceva di no, noi non finiva la polemica. Ma non era un no, io stavo dicendo che non era necessario, che è ben diverso, che è ben diverso. Allora vorrei procedere finalmente al voto. Benissimo. Favorevoli. Contrari. Astenuti. A tutela della garanzia di tutti, con l'assessore presente, la delibera viene approvata. Caspita, ma veramente sto teatrino, il PD ogni volta e basta, non se ne può più, ma